È appena uscita in Italia l'edizione originale del 1946 di Autobiografia di uno yogi, il capolavoro spirituale di Paramahansa Yogananda che ha cambiato la vita di milioni di persone e tutt'oggi resta un bestseller instancabile. Fu pubblicato nel 1946 e scatenò una rivoluzione spirituale, ma continua a ispirare milioni di vite. E vorrei sapere come ha cambiato la tua vita, come ha toccato questo libro la tua vita e come questo maestro ha guidato la tua ricerca spirituale. Beh, è stata sicuramente una lettura importante, uno dei maestri che mi ha messo per primo in contatto con la cultura dell'Oriente, con la visione della spiritualità dell'India, quindi confesso che lo lessi tanti anni fa e molte delle cose di cui parlava mi sembravano surreali, quasi incredibili, però nello stesso tempo sentivo anche una profonda fiducia per questo maestro, per questo personaggio, sentivo proprio intuitivamente la bontà e la sincerità. Quindi, diciamo, sospesi il giudizio, le misi da una parte. Devo dire che poi nel corso degli anni, facendo esperienze dirette di molte di queste cose che lui descrive in questo libro, mi sono reso conto che non stava parlando di fantascienza o di metafisica, ma stava descrivendo, magari con un linguaggio diciamo metaforico adatto anche all'epoca in cui il libro uscì, stava descrivendo delle esperienze reali, dei vissuti interiori profondi e anche delle esperienze esteriori che si possono veramente sperimentare e verificare. Non ebbi la fortuna, come nessuno, di leggere l'edizione originale perché non era ancora disponibile, quindi da quello che ne so io questa è la prima volta che l'edizione integrale, originale, senza una serie di aggiunte o di omissioni di alcuni passaggi, si è resa disponibile al pubblico, quindi sono anche, devo dire, molto curioso di leggerla perché voglio vedere proprio dal vivo, dalla diretta parola di questo maestro, senza, diciamo, correzioni editoriali che invece nelle edizioni precedenti, da quello che mi risulta, furono fatte. E abbiamo detto che questo libro ha innescato una rivoluzione spirituale e in un certo senso la collegherei al movimento dei creativi culturali di cui sei portavoce in Italia, quindi vorrei capire come possiamo collegare anche questo libro con questo movimento di ricerca, di cambiamento della coscienza sul pianeta. Sì, mi fa piacere che tu lo colga perché anche per me c'è una stretta connessione fra il lavoro di Yogananda ma anche di altri maestri e il movimento dei creativi culturali. I creativi culturali sono quelle persone che in questo momento storico si stanno preoccupando per le sorti del pianeta, per le sorti dell'umanità, stanno comprendendo l'importanza di tutelare l'ambiente, di tutelare e creare la pace, di accrescere la consapevolezza individuale. Tutte queste cose che diciamo interessano una percentuale sempre maggiore di persone, siamo arrivati in Occidente al 35% della popolazione adulta, quindi stiamo parlando di milioni, decine di milioni di persone che si preoccupano di questi temi e che cercano di fare qualcosa al riguardo. Queste persone sono anche portatrici di una visione interreligiosa, non più una visione della spiritualità monopolizzata all'interno della propria tradizione religiosa, quindi cristiani solo per il cristianesimo, induisti solo per l'induismo. Ormai stiamo comprendendo che ogni religione rappresenta un punto di vista diverso su una stessa realtà, che è il sacro e il divino. Quindi è importante il dialogo fra le religioni, è importante interconnettere le diverse acquisizioni e le diverse conoscenze che ogni religione ha maturato su come arrivare a questo contatto diretto col divino. Yogananda è stato un precursore in questo perché è stato uno dei primissimi che ha creato un ponte fra due mondi spirituali ben distinti, il mondo orientale, in particolare induista da cui proveniva, e il mondo occidentale cristiano in cui lui si trasferì, perché dall'India si trasferì negli Stati Uniti, quindi in pieno occidente, in pieno cristianesimo, senza andare con intento missionario di convertire le persone all'induismo, cosa che invece altri hanno fatto sia da Oriente a Occidente sia di più
da Occidente a Oriente. No, lui è andato lì con uno spirito veramente interreligioso, è andato lì dicendo: possiamo mettere insieme le nostre conoscenze, le nostre religioni, non c'è contraddizione. Quello che ha detto Gesù Cristo e quello che dicono i maestri induisti, che dice Babaji piuttosto che Sri Yukteswar o altri, è pienamente compatibile, va solo interpretato nella chiave giusta, va collegato, va messo insieme. Stiamo parlando della stessa cosa, stiamo parlando della stessa spiritualità da due punti di vista diversi, con due linguaggi diversi, e lui è venuto proprio in Occidente per interconnettere questi due mondi, per fare da traduttore, da, direi, allacciatore di mondi, per usare un'espressione che proviene dalla tradizione Maya, e l'ha fatto in maniera egregia. E Autobiografia di uno yogi in qualche modo la summa di questo lavoro, direi ante litteram, perché stiamo parlando degli anni 20 e 30, quando ancora di interreligiosità non si parlava affatto. Il concetto di dialogo interreligioso in qualche modo inizia negli anni 50-60, inizia col Concilio Vaticano II, inizia con tutta una serie di esperienze più vicine a noi. Quindi Yogananda è stato veramente un precursore in questo. Come questo libro ha toccato la tua vita? Qual è il messaggio centrale che hai colto? Beh, direi che questo messaggio di cui dicevo prima, cioè che sia possibile un dialogo tra Oriente e Occidente, che sia possibile avere una visione olistica della realtà, una visione secondo la quale da più punti di vista si osserva la realtà, più ci si avvicina alla realtà stessa. Quindi evitare i particolarismi, evitare i settarismi, evitare le chiusure concettuali, disciplinari, e aprire la nostra visione del mondo, aprirla appunto in modo olistico, interreligioso, interdisciplinare. La parola chiave è inter, tra, collegare, il ponte. Yogananda è stato un ponte e ha mostrato sicuramente a me, ma credo anche a molti altri, che è possibile costruire ponti e che costruendo ponti si vive meglio.